Bene, buongiorno a tutti voi. Oggi andiamo a fare una ricetta di pesce, però volevo dirvi che io questa ricetta qui, che non pensavo che fosse così rinomata, l'ho sempre fatto. Quando volevo mangiare del baccalà o anche del merluzzo, facevo questo tipo di ricetta. Si tratta della ricetta livornese. Poi ho visto su YouTube alcuni cuochi che lo preparano e allora mi sono detto: ma questa è la ricetta che di solito faccio io, senza volere, quando faccio del baccalà. Gli ingredienti sono baccalà, questo qui è baccalà dissalato naturalmente, asciugato bene perché deve essere asciugato bene. C'è un po' di farina bianca con il quale andremo a impanare i pezzi di baccalà. Abbiamo dell'ottima salsa di pomodoro, del pepe, del sale, un goccino di vino bianco, ma quello se volete metterlo lo mettete, se no è lo stesso. Abbiamo dell'olio buonissimo, buono, olio extravergine d'olivo naturalmente. Poi abbiamo delle olive nere, uno spicchio di aglio, dei capperi dissalati e un po' di prezzemolo. Quindi, adesso per prima cosa andiamo a friggere i tre pezzi di baccalà impanati nella farina e passati in olio extravergine d'olivo. Bene, abbiamo messo a friggere i pezzi di baccalà impanati con farina bianca. Adesso li abbiamo già fatti da una parte e adesso sta facendo anche dall'altra parte. Fra un minuto, massimo 2 minuti, li andrò a togliere dal fuoco e li metterò su carta assorbente. E qui continueremo nel fare la ricetta del baccalà alla livornese. Bene, abbiamo fritto i tre pezzi di merluzzo, sì, di baccalà. Nella stessa padella adesso andiamo a fare la salsa con il pomodoro e gli altri ingredienti, dove poi i tre pezzi di baccalà finiranno la loro cottura. La ricetta è molto semplice, ci vogliono massimo 20 minuti, perché adesso servono altri 10 minuti per fare la salsa e poi il piatto sarà pronto.
Bene, stiamo facendo un soffrettino con le olive, l'aglio, i capperi e il prezzemolo. Fra un minuto o due andrò a mettere dentro la salsa di pomodoro e quindi metterò dentro il goccino di vino bianco. Metterò un po' di sale, un po' di pepe, poi verso la fine, gli ultimi 5 minuti, li faccio fare con il baccalà dentro alla padella, al sugo, e quindi dopo 5 minuti di cottura il piatto, la ricetta sarà pronta. Bene, dopo aver aggiunto al soffritto, aggiunto la salsa di pomodoro, ho salato e ho pepato, e dopo 5 minuti ho messo il vino bianco, quindi ho aspettato 5 minuti che l'alcol del vino evapori, e quindi adesso ho messo dentro ancora i pezzi di baccalà fritti in precedenza, in quali praticamente finirà la sua cottura dentro al sugo, dentro al brodo, e quindi fra 5 minuti, 10 minuti massimo, la ricetta sarà finita e quindi andremo a impiattare. Al momento vi auguro buone feste, vi auguro anche buon appetito. Questo può essere un piatto anche da presentare per la vigilia di Natale, molto semplice da fare, però molto buono, con della polenta oppure anche con dei crostini. E niente, se potete iscrivervi al mio canale YouTube, vi ringrazio tuttora.